Una forza che muove il cuore dell'uomo è sicuramente il desiderio, e il desiderio è qualcosa che il potere guarda sempre con sospetto, ma determina i destini degli uomini, determina il destino del singolo, determina il destino anche della nazione. È il protagonista della storia spesso, il desiderio. Vorrei dire, nonostante il potere. Questo per dire, in questo caso, le forze che muovono la storia sono quelle di chi non ha potere, del potere dei senza potere, per citare Vaclav Havel. Renzo e Lucia nei Promessi Sposi determinano il loro destino nonostante quello che abbia deciso il potere per loro. Muovono la loro storia perché sono sicuri, convinti, umilmente convinti della loro vocazione.